Questa espressione deve uscire 17 quarti. Allora, prima cosa si fanno le parentesi tonde. Quindi qui dobbiamo trovare il minimo comune multiplo tra 6, 8 e 12. 6 che cos'è? 2 3. 8 e 2 alla terza. 12 che cos'è? 2 alla seconda per 3. Quindi, qual è il minimo comune multiplo? Dobbiamo prendere fattori comuni e non comuni, presi una sola volta, con il massimo esponente. Quindi il 3 è non comune, perché c'è qua, però non c'è qua. Questi qua sono comuni, quello dobbiamo prendere quello con il massimo esponente, quindi 2 alla terza. Quindi 8 per 3 sarà il mio minimo comune multiplo. 8 per 3 fa 8, 16, 24. Quindi abbiamo trovato il minimo comune multiplo tra questi tre valori. Adesso 24 diviso 6 fa 6, 12, 18, 24, 4. 4 per 1, 4. 8 per 3 fa 24, quindi 24 diviso 8 fa 3. 8 per 16, 24. Per 1, 3. 24 diviso 12 fa 2, per 1, 2. Diviso 3 quarti. Diviso qua abbiamo gli stessi, quindi tra 6 e 12 sappiamo già che è 24. 24. Quindi 24 diviso 6 abbiamo detto che fa 4. 4, 4 più 3, perché fa 24 diviso 8. sono uguali, quindi 3 più 2. Sembra strano comunque che ho copiato qua, no? Forse avrò copiato qualcosa di strano. Allora, 4 più 3 fa 7, 7 più 2 fa 9, quindi 9 venti quattresimi diviso 3 quarti elevato al quadrato. Come potete ben notare, possiamo già mettere la mia parentesi tonda, Sì. ok? Più, in questo caso anche tonda, perché 3 quarti diviso 4 più 3 fa 7 più 2 fa 9. Quindi 9 venti quattresimi chiuso Alla seconda. tutto quanto. Perché abbiamo eliminato una parentesi tonda, quindi rientriamo di questo. Ora cosa facciamo? La divisione diventa moltiplicazione per te del secondo termine, si fa il primo per l'inverso della seconda. Quindi 9 venti quattresimi per 4 terzi al quadrato. Il 9 e il 3 è divisibile per 3, quindi 3 diviso 3 fa 1, 9 diviso 3 fa 3. Poi questo è divisibile per 2, qua esce 12, divisibile ancora, esce 6. Quindi 3 per 1 3, 6 per 1 6, esce 3 6. Quindi 6 terzi è tanto che un mezzo, no? Sì. 3 diviso 3 fa 1, 3, 6 diviso 6, 6 diviso 3 fa 2. Quindi al quadrato per 6 diviso 3 fa 2.2, quindi 2 al quadrato. Eleviamo al quadrato, quando sono frazioni si fa il quadrato del numeratore e il quadrato del denominatore. Quindi Prof, esce scusi. 4. Vabbè, dopo. 1 per 1 fa 1, 2 per 2 fa 4, 2 per 2.
2 alla quarta esce 4, ok? Ora, primo con 1, 4 e 1 è 4, ok? 4 diviso 4 fa 1, per 1, 1. 4 diviso 1 fa 4, per 4 fa 16, ma 1 più 16 fa 17 quarti, come è il risultato? Grande prof!